gli sembrava giusto che uno rubava. E infatti lui ha detto, certo fanno opera di buona, buona, però è andata così. E io ho un po' la paura perché questo qui ha aspettato e poi picchiato con violenza. Quella è la paura che mi è rimasta. Aggredito e preso ad ombrellate sulla testa per aver deciso di riconsegnare della merce rubata al legittimo proprietario, è successo ad Arezzo in pieno centro ed in pieno giorno. Il furto di un maglione è avvenuto lo scorso martedì pomeriggio in piazza Risorgimento, che tradizionalmente ospita i mercatini natalizi. A fermare il ladro e recuperare la merce rubata, un cinquantenne che è assistito alla scena. Il signore mi ha riportato una maglia dicendomi che l'aveva presa al ladro. E io lì per lì sono rimasta sbalordita perché non capivo, mi ha restituito la maglia e ci siamo salutati, ho ringraziato. E dopo un po' ho sentito da in fondo alla strada delle urla, c'erano due che si menavano, mi sono sporta nel banco, c'erano queste due sagome che si menavano. E poi ho sentito chiamare aiuto, aiuto, aiuto. Questo signore poi è tornato in qua, quello che mi aveva recuperato la maglia, e aveva il sangue in viso, praticamente il ladro l'aveva aspettato e l'ha colpito violentemente con l'ombrello, al punto da fargli uscire il sangue. Adesso gli espositori dei mercatini di Natale chiedono maggiori controlli. Capisco che ci sono anche altre zone che ne hanno bisogno, però io ora ho un po' questa paura e vedere qualche divisa in giro, devo dire che mi farebbe piacere, forse sarebbe un deterrente.